si programma quello che dovrà accadere nella prossima stagione delle nazionali azzurre, ma è anche il tempo di guardarsi un pochino indietro rispetto a quello che è successo negli ultimi mesi, iniziando dalla nazionale seniores, iniziando dalle qualificazioni ai campionati europei del 2022. L'Italia ha chiuso al terzo posto, ha sfiorato la conquista di punti contro la Bielorussia, ma soprattutto ha evitato il relegation round per la seconda volta dopo le qualificazioni 2020. Sì, giusto, è un bilancio corretto. Noi eravamo tarati per poter qualificarci, abbiamo fatto il possibile per alzare l'asticella, quindi ci siamo impegnati al massimo per un traguardo ambizioso, ma ancora non siamo evidentemente pronti per questo livello, ma con orgoglio dobbiamo difendere il successo ottenuto, cioè non siamo retrocessi come la Lettonia dopo aver fatto i campionati europei dovrà fare, come prima nell'edizione precedente la Slovacchia. L'Italia prima doveva affrontare il cammino per gli europei dalla prima fase, noi l'abbiamo fatto dalla seconda fase e ci siamo salvati molto molto bene. Devo dire che il bilancio deve essere anche il cambiamento della seniores, perché nei primi anni si è badato molto alla conoscenza dei giocatori, a trovare il giusto equilibrio tra il gioco e le caratteristiche dei giocatori. Ora si può dire che con l'avvento dei giovani, dei molti giovani che sono stati convocati ultimamente, per i prossimi anni si prevede che la nazionale sia questa, sempre aperta a tutti, ma che ormai abbia un'identità, non sono più pensabili grandi esperimenti, ma c'è solo da migliorare. Chi invece il metodo di gioco, il metodo di lavoro lo sta pian piano conoscendo sono i ragazzi e anche le ragazze dell'Under 17 che sono in raduno in questi giorni al Centro Tecnico Federale di Chieti. Li abbiamo visti anche allenarsi insieme sullo stesso campo, nelle sedute mattutine, nelle sedute specifiche. Poi toccherà alle Under 19 per un'estate della pallamano italiana giovanile veramente di fuoco. Questo campus si sta rivelando eccezionale, un grande esperimento, mettere insieme maschi e femmine della stessa categoria, non pensare alla squadra nazionale ma al giocatore o alla giocatrice, per cui una prima settimana dedicata alla crescita tecnica, sono stati chiamati oltre agli allenatori dello staff tecnico anche degli esperti nei ruoli, e questo desidereremo farlo anche nei prossimi anni, sia nel centro di formazione sia un sistema itinerante per le varie aree dove degli allenatori possano dare consigli, indicazioni per la crescita individuale. Qui si sta verificando che c'è un cantiere aperto, perché abbiamo penso occupato tutte le stanze della nostra casa, del Pala Filomena, perché stamattina c'era Sergio Palanzi che svolgeva una seduta video con i pivot, mentre Patrizio Pacifico ne faceva una di preparazione atletica, di apprendimento dei movimenti. In campo c'era Elena Barrani, Adele De Santis, Ivaci con le ragazze, con le ali. Dall'altra parte c'era Iaia e c'era Boris Popovic che svolgevano altri compiti. Un'organizzazione bella, importante, che fa sentire i ragazzi coccolati. Ecco, è un po', tra virgolette, l'antipasto di quello che poi dovrà succedere a partire da settembre con il Campus Italia, con i migliori talenti Under 17 che giocheranno il campionato di Serie A2 per un biennio che cambierà probabilmente, farà la storia sicuramente, senza ombra di dubbio, del movimento della pallamano italiana. Penso di sì, farà la storia non solo perché è la prima volta che nel maschile viene fatto qualcosa del genere, sarà un bel tassello importante per la crescita di tutto il movimento. Sono convinto che dopo 2 anni questi ragazzi saranno i protagonisti in Serie A, non saranno lì a passare la palla. Le società avranno un parco giocatori pronto per poter alzare il livello delle proprie squadre, indirettamente quindi del campionato italiano. I ragazzi a questa età sono delle spugne, lo sto vedendo in questi giorni. Credo che 2 anni sotto le cure di uno staff tecnico di qualità e numeroso, con tutte le strutture a disposizione, possa fare la differenza.